Una singola colonia di SCP-019-IT è contenuta per fini di studio in una struttura per organismi acquatici del sito Nettuno. Le tubature collegate a tale struttura devono contenere delle grate con spazi di ampiezza inferiore ai 2 cm. Inoltre, l'acqua in uscita deve essere riscaldata a 78 gradi centigradi per denaturare le tossine prodotte da SCP-019-IT. Una volta ogni 2 mesi, 35 kg di materiale vegetale devono essere introdotti nella vasca per permettere agli esemplari di SCP-019-IT di nutrirsi. SCP-019-IT è una specie geneticamente modificata di organismi marini appartenenti alla classe degli Echinoidea, comunemente noti come ricci di mare. Sono caratterizzati da un corpo rotondeggiante che può raggiungere il diametro di 14 cm. Non sono presenti spine sul corpo di SCP-019-IT, bensì dei bitorzoli collegati ad una ghianda velenifera. Quando si sente minacciato, SCP-019-IT rilascia da essi una potente neurotossina nell'area circostante, la quale stimola altri esemplari a rilasciarne a loro volta. L'apertura orale di SCP-019-IT presenta 5 placche similossee sufficientemente resistenti da triturare legno e piccole pietre. SCP-019-IT è molto adattabile ed è in grado di vivere sia in acqua dolce che salata, a temperature comprese tra i meno 25 gradi centigradi e i 60 gradi centigradi, e di resistere a pressioni fino a 48 atmosfere. SCP-019-IT può inoltre entrare in uno stato di ibernazione se non vi è cibo a sufficienza per la propria sussistenza. SCP-019-IT si riproduce per gemmazione. Quando un esemplare di SCP-019-IT raggiunge una massa corporea di circa 40 grammi, alcune cellule specializzate presenti sull'area dorsale inizieranno a riprodursi rapidamente, formando un nuovo individuo che si stacca una volta raggiunta la massa di circa 12 grammi. Il nuovo nato può riprodursi a sua volta dopo sole 36 ore se dispone di cibo a sufficienza. SCP-019-IT può potenzialmente distruggere interi ecosistemi e causare l'estinzione di innumerevoli specie acquatiche in tempi estremamente brevi, a causa della sua velocità di riproduzione, della sua adattabilità e della mancanza di predatori naturali in grado di nutrirsene. Per tale ragione, la Squadra Speciale Mobile 2 deve indagare su qualunque notizia riguardante SCP-019-IT ed eliminare qualunque esemplare. Una grave moria di pesci avvenuta nel 2016 a Marina di Sestri, Genova, attira l'attenzione della Fondazione, che inviò la Squadra Speciale Mobile 2 ad indagare. Dalle analisi effettuate sui campioni d'acqua marina e sulle carcasse dei pesci emerse la presenza di una neurotossina sconosciuta, particolarmente concentrata in un'area a circa 400 metri dalla costa. L'area venne esplorata attraverso un drone Oceanus modificato che individuò come sorgente della tossina un container di grandi dimensioni poggiato sul fondale a circa 120 metri di profondità. La Squadra Speciale Mobile 2 utilizzò una nave speciale per estrarlo e trasportarlo al sito Nettuno, dove venne aperto. Al suo interno furono trovati oltre esemplari di SCP-019-IT. 20 di essi vennero contenuti per studiarli, mentre gli altri vennero eliminati e inceneriti. SCP-019-IT rappresenta una minaccia immensa. Basta immaginare cosa sarebbe successo se quel container fosse stato aperto. Per tale ragione, richiedo l'installazione lungo le coste italiane di sensori in grado di individuare la neurotossina prodotta da SCP-019-IT, così da poter rintracciare gli esemplari liberi. Il Concilio degli S5 approva la tua richiesta. La Squadra Speciale Mobile 2 può procedere con la creazione e l'installazione dei rilevatori sia lungo le coste che nelle aree lacustri. Durante un raid della Squadra Speciale Mobile 4 in una base del Consiglio Fascista dell'Occulto, venne trovato un acquario contenente 4 esemplari di SCP-019-IT in stato di ibernazione.
Ulteriori indagini portarono alla scoperta di svariati documenti cifrati riguardanti la creazione e il perfezionamento dell'entità, incluso un diario scritto da uno dei ricercatori. Quest'ultimo è stato completamente decodificato, essendo stato scritto con un codice relativamente semplice. Di seguito sono riportate alcune pagine. Oggi ci sono arrivate delle nuove chimere dalla base 9. Il direttore Natti non ci ha spiegato molto, ci ha semplicemente detto che il Dictator vuole un antidoto contro la loro tossina che sia letale anche per loro, ma non per gli organismi irregolari. Avrei preferito qualche dettaglio in più su come sono state create, ma dubito che Natti lo sappia. Farò qualche piccola ricerca per conto mio. Anche oggi abbiamo fallito. Il Dictator non sarà felice di vedere che il progetto E15 non è ancora finito. Doveva essere pronto oggi, ma niente. Natti è terrorizzato. Domani il Dictator verrà qua per vedere i nostri risultati e noi non abbiamo. Mi fa una pena, il direttore. Trema come una foglia, lui che di solito è così arrogante e sicuro di sé. Forse riuscirà a farsi dare un altro po' di tempo. Natti è morto. Il Dictator non ha tollerato il suo fallimento. Alberti ha preso il suo posto e il Dictator gli ha concesso un altro mese. Stiamo tutti lavorando al massimo, ma abbiamo un altro peso sulla coscienza. Ma non importa, lo stiamo facendo per l'Italia, la nostra patria. Natti è stato un sacrificio necessario. Il progetto E15 è in fase di stallo. Abbiamo creato un composto in grado di neutralizzare la neurotossina delle chimere, ma non siamo riusciti ancora ad ucciderle. Se conoscessimo quali organismi sono stati utilizzati per crearle, forse potremmo utilizzare qualcosa che fosse velenoso per loro. Dirò ad Alberti di chiedere maggiori informazioni. Se solo fossi riuscito ad identificarli in tempo, forse Natti sarebbe ancora vivo. Non devo pensarci, maledizione! La base 9 è stata autorizzata a mandarci i dati che ci servivano. L'animale alla base delle chimere è il riccio maschio, con tracce di genoma proveniente da altri organismi, e il loro DNA è stato integrato con quello della gorgonia gialla, con diverse sezioni modificate direttamente. Non ci hanno detto quali geni abbiano inserito o modificato, né a che livello, ma va bene così. Dobbiamo farcela in 10 giorni. Il mese di tempo è quasi finito e nessuno vuole vedere Alberti morire in quel modo. Ce l'abbiamo fatta! Il composto anti-E15 è finalmente completo. Alberti ha contattato il Dictator, che si è detto pienamente soddisfatto e che saremo tutti premiati lautamente per l'ottimo lavoro svolto. Il direttore ci ha riferito che egli sarebbe venuto di persona, ma che i suoi impegni non glielo permettono. Uno dei documenti ritrovati dalla squadra speciale mobile 4 è stato decifrato con successo. Il suo contenuto è strettamente riservato al personale di livello 3 o superiore. Direttore Alberti, innanzitutto mi congratulo con voi per l'ottimo lavoro svolto. A differenza del vostro predecessore, voi avete guidato i vostri sottoposti con metodica precisione e avete creato un valido strumento per il nostro trionfo finale. Siete stato un vero leader e vi siete conquistato la mia stima e la mia fiducia. Pertanto ho intenzione di mettervi a capo dell'operazione E15. Non si tratta di nulla di complesso, state tranquillo. Semplicemente voglio che riempiate un container di chimere E15 e che lo gettiate in mare. Preferibilmente in un'area popolata, così da attirare rapidamente l'attenzione pubblica. Quando questo avverrà, voi sarete il mio portavoce presso i repubblicani e riferirete loro che noi siamo i creatori degli esseri che hanno avvelenato le acque e che solo noi possediamo un antidoto efficace. Se vogliono che noi li utilizziamo, dovranno pagarci. In caso contrario, libereremo una colonia in una riserva idrica come seconda dimostrazione.
Sono certo che dinanzi alle vittime della loro stoltezza cederanno. Un'ultima cosa. Nel caso scopriate che la Fondazione SCP sta indagando sulle vostre operazioni, annullate la missione. Se veniste scoperto, o ancora peggio, catturato, le conseguenze potrebbero rivelarsi disastrose, per cui vi invito alla massima cautela. Non deludetevi, Alberti, ho grandi piani per voi. Thank you.